Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Allora, questo non è un video che parlerà di Reborn, ma comunque ve lo volevo fare vedere perché dal video presentazione praticamente non l'avete più visto. E ho in braccio il piccolo Alex. Eccolo, guardate che fagottino meraviglioso. E niente, quindi eccolo qua, ve lo faccio vedere al volo. Niente, è un amore, ma vi garantisco che presto ci saranno anche dei video con lui. E niente, questo però è un video haul dove vi farò vedere anche i regalini che mi avete fatto il giorno del raduno. Quindi cominciamo subito, non perdiamo tempo. Allora, ebbene sì, in una sola ora praticamente ho speso più di 200 euro, me ne rendo conto, però si sa, quando ti arriva lo stipendio tipo a fine mese tu dici ok, allora vai tipo nei negozi e svaliggi. Vabbè, mi sono anche dovuta contenere perché questo mese ho avuto diverse spese, però insomma ho fatto un po' di shopping. Vi faccio vedere giusto le buste. Abbiamo OVS. E principalmente faccio vedere un po' Piazza Italia, cioè praticamente è piena. Guardate un po'. Ed ecco qua invece pacchetti del raduno, quindi uno, e qua dentro ho messo tutto il resto perché non volevo tenere le cose disordinate. In più ho due cartelloni bellissimi, ma di quelli appunto ho messo le foto su Instagram. Adesso aprirveli tipo sarebbe impossibile, però comunque sono stupendi e ho messo appunto le foto su Instagram. Allora partiamo subito dal primo acquisto, che è di OVS. Da OVS ho preso solamente una cosa, questi sono un'altra cosa, vi faccio vedere dopo. E ho preso, pagandolo solo 20 euro, quindi 19,99, questo maglioncino. Guardate quanto è bello, ha tutti questi colori, diciamo sul nero, bianco, grigio, che sono colori che adoro. Ed è abbastanza lungo, quindi comunque come piacciono a me, ed è caldissimo, l'ho già indossato, però l'ho comunque mantenuto nella busta per farvelo vedere. È veramente semplice, cioè non ha niente di particolare appunto di OVS, e ha praticamente sul fianco, non so se riesco a farvelo vedere, no, non riesco a farvelo vedere, comunque qui si apre, cioè vedete sul fianco si apre in questo modo ed è veramente caldo, morbido e stupendo. Appena l'ho visto me ne sono innamorata e l'ho preso. Poi da Piazza Italia praticamente ho preso tutto il resto. Ho preso anche tre paia di scarpe, vi faccio vedere prima quelle. Come primo paio di scarpe ho preso, e queste erano scontate al 50%, ho praticamente anche il cartellino, però non so adesso questo cartellino di cosa esattamente. E queste scarpe qui mi sembra che da 30 euro le ho pagate, forse 20, una cosa del genere, non lo so. Comunque sono semplici stivaletti neri, ve li metto qua così li vedete, con un minimo di tacchetto, cioè guardate, proprio minimo. E sono tutti in pelle neri, anche questi li ho già messi e sono comodissimi, cioè devo dire che mi trovo veramente bene a camminarci. Quindi queste sono le prime scarpe che ho preso. Ho preso queste che praticamente sono finte Dr. Martens, in poche parole, cioè lo stile è quello, uno stivaletto identico a quello lì, cioè praticamente lo vedete. E anche queste sono abbastanza comode, cioè nel senso che anche queste le ho indossate, ho avuto modo di passarci un'intera serata e mi trovo bene. Però all'inizio ho sentito il piede strano perché comunque sono abbastanza rigide, e ora non so perché sono limitazione, quindi magari sono meno confortevoli di quelle originali. Fatemi sapere se voi avete quelle originali, come vi sembrano al piede, quindi se le avete portate come appunto vi sembrano. Però devo dire che sono veramente belle, cioè il loro effetto lo danno anche se poi non sono originali. Poi alla fine il modello è quello che mi interessa. Come ultimo paio di scarpe, questa cosa è proprio non da me, perché non sono solita portare tacchi, però appena li ho visti me ne sono innamorata e ho voluto prenderli, e proverò ad usarli gradualmente per vedere se riuscirò a passarci almeno una serata intera, o comunque male che vada li userò il giorno della mia laurea. Sono questi. Comunque le finte Dr. Martens le ho pagate 29 euro, quindi pure quelle una trentina. Cioè, guardate questi tacchi, cioè, guardate la texture, praticamente sono, vabbè, a spillo.
Questi non li ho ancora mai messi, infatti qui c'è il cartellino. Questi li ho pagati pochissimo, tipo 16 euro, 15,95. E hanno questa trama, quindi nera, ma tipo sbrilluccicosa. E sono veramente bellissime, cioè nel senso, appena le ho viste me ne sono innamorata. E le ho già abbinate a vari outfit che ho. E niente, quindi cioè, io credo che siano veramente belle. Poi non sono altissime, cioè guardate il tacco, non è altissimo. Quindi secondo me, se mi alleno un po', sono portabili. Passiamo invece appunto all'abbigliamento barra accessori. Allora, come accessori, la prima cosa che ho qui sono questi orecchini, ma in questo momento non li vedete tutti perché mia madre si è fregata un paio. In più erano difettosi, ne mancava uno praticamente di un paio. Infatti da 7,95 euro c'era il 69% di sconto, quindi li ho pagati 2,50 euro. E praticamente sono tutti sui toni del grigio, queste sono perline contornate da strass. E poi ci sono questi che hanno tutta una trama argentata, tipo ricamata, ed sono bellissimi. Quindi alla fine per 2,50 euro, cioè ho comunque tante paglie, quindi veramente belli, li ho voluti prendere perché sono la fine del mondo. Provo a farveli vedere meglio se ce la faccio. Eccoli. Allora, guardate che meraviglia, mi piacciono tantissimo tutti. Ripeto, questi due sono praticamente uguali a questi, ma più piccoli, quindi con le perle. E questi che erano praticamente più belli, mi piacevano. Manca l'altra, ma la gioia. Sempre da Piazza Italia, quindi quelli di 2,50, ho preso questo golfino che è stupendo, cioè nel senso è tutto pelosino. È molto semplice, però guardate, è pelosino e ha questa specie di spacco che inizialmente pensavo fosse uno strappato, invece è fatto proprio così. Questo l'ho pagato 11 euro, anche questo era sconto e mi piace tantissimo, tiene caldo caldo, infatti oggi l'ho messo per la prima volta, è veramente caldissimo e bellissimo, quindi sono veramente contenta di averlo comprato e poi vabbè, il prezzo era ottimo, direi. Poi andando avanti per l'abbigliamento, io praticamente ho tenuto tutto nelle buste proprio per farvele vedere, cioè per farvi vedere tutte le cose. Ho preso questo cappotto che praticamente si abbina benissimo su questo perché questo è di un color celeste proprio pallido, quasi sul grigio, un celeste che va sul grigio. Questo invece è grigio, quindi comunque ci sta. E questo l'ho pagato 39,95, quindi 40 euro. Ed è lungo e è un tessuto veramente caldo, cioè tiene caldo, quindi puoi uscire solamente con questo e sotto magari un maglione pesante e una sciarpa. E appunto è tutto grigio, ha questo scollo, questo collo così. E niente, è tipo giacchetta, quindi comunque non si chiude, non ha né cerniera né bottoni. Lo metti così appunto. E anche di questo, appena l'ho visto, me ne sono innamorata. Ha una tasca laterale, intanto escono fili. E niente, anche questo qua credo sia bellissimo. Non vedo l'ora di appenderlo nel mio armadio, ma soprattutto non vedo l'ora di poterlo usare. Sempre da abbinare sotto quei tacchi che vi ho fatto vedere prima, questi pantaloni. Oddio, un attimo che mi sono castrata, non riesco a farveli vedere in altro modo. Allora, bene, non vedrete niente. Io non sono brava a fare video haul perché proprio le riprese, mamma mia. Praticamente sono molto eleganti, quindi il tessuto è molto elegante, sono a zampa, quindi si aprono sulla gamba. Poi la parte sui fianchi è elasticizzata e ha tipo questo pantalone, una cintina sul davanti che forma un fiocco. Sono veramente elegantissimi, sono stupendi. E vi lascerò qualche foto degli outfit quando appunto li indosserò su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram. Sempre come pantaloni, cioè purtroppo sempre neri, quindi praticamente non riesco a farvi vedere niente. Questi sono simili leggings, perché sono molto attillati e il tessuto è proprio elastico, ma sul fianco hanno il bordo, non so come farvelo vedere, tutto in pelle. Sono veramente stupendi anche questi, cioè guardate, sono molto skinny con il bordino
in pelle, troppo belli. E questi in genere io li sto abbinando, perché li ho già usati un paio di volte, con le finte Dr. Martens. Quindi praticamente l'outfit esce proprio carino. Sempre come accessorio, quindi oltre agli orecchini, ho preso questa cintura di pelle e questa l'ho pagata 5,95, quindi 6 euro. Io in genere non uso cinte. Vedete, ha questo, vabbè, il classico, la classica fibbia in argento, e l'altra punta finisce così. Quindi io in genere non ne uso, però sono dimagrita parecchio rispetto all'anno scorso, e quindi tutti i jeans nuovi che avevo comprato l'anno scorso, perché appunto ero ingrassata, non mi vanno più. E per non buttarli, perché comunque ci ho speso abbastanza soldi, ho preso la cinta per farmeli andare e per usarli comunque. Quindi la mia prima cinta, diciamo, decente, perché io in genere non le uso. Poi, come ultima cosa, e questa l'ho pagata 6 euro appunto, come ultimo accessorio e ultima cosa da Piazza Italia, ho preso questa borsa qui, guardatela, tutta nera, sempre di pelle. Riesco a metterla bene, lo faccio vedere, con questa trama che ha tipo borchette qui tutte sui fianchi, da un lato e dall'altro, e questa l'ho pagata 20 euro, 19,95, praticamente sì, 95, vabbè. Prima era tipo 19,99, adesso 95. E niente, anche questa mi piace troppo, cioè appena l'ho vista ho detto ok, questa la posso abbinare in tantissimi outfit, quindi l'ho voluta. E quest'anno praticamente mi sono riempita di borse, perché ho praticamente fregato le borse di mia madre, che le hanno regalato al compleanno. Le hanno regalato una Armani tutta bianca, bellissima, e una Guess tutta nera. E poi vabbè, ho preso questa che non ha nessuna marca, però da portare tutti i giorni, secondo me è perfetta. Poi è morbida, proprio come piace a me, e ha i maniglioni belli grandi, quindi posso tenerla benissimo così, perché io borse da tenere al braccio, in mano, le odio assolutamente, o tracolle o così. Quindi questa borsa è veramente stupenda. Poi, ultimo acquisto, che tra l'altro me l'ero anche dimenticato, l'ho fatto da The Zenis. Guardate che belle! Allora, queste sono delle collant intere, però che sembrano parigine, perché a un certo punto dalla parte color carne parte tutta la parte nera, parte tutta la parte, e quindi sembrano tipo parigine. Non le ho ancora indossate, queste le ho pagate 5,90 euro forse. Non ho avuto modo di usarle perché sinceramente ho freddo, cioè le ho prese, le userò prima o poi, comunque mi piacciono tantissimo. Appunto, date ah sì, eccolo il prezzo, 5,90, sto un po' sbadata stasera. Ma adesso passiamo ai vostri regalini, quindi quello che mi avete portato il giorno del raduno. Allora, una ragazza di voi veramente carinissima, però al momento non mi ricordo il nome, perché queste cose ce le ho praticamente da 2 settimane ormai, e quindi i bigliettini li ho messi tutti da parte, e qui sul pacchetto non c'era il nome. Praticamente mi ha regalato questo budino in questa confezione veramente carina, ed è un budino da femminuccia, guardate, ed è tutto rosa, un rosa pallidissimo. Quindi praticamente dalla fotocamera sembra bianco, e sopra qui disegnata ha una libellula, ma è bellissimo. Poi è taglio a mese ed è tutto in cotone, quindi comunque anche il materiale è veramente, cioè, buono. Se fosse per un bambino vero sarebbe perfetto, però la ragazza qui me l'ha regalato per le mie Reborn, e questo penso che lo metterò a Nina, perché rispetto a Sofia è un po' più grande di corporatura, e quindi questo sarà perfetto per Nina. E niente, quando mi è arrivato questo regalino mi sono emozionata, perché comunque sapete quanto io non vedo l'ora di diventare mamma di un bambino vero, chiaramente. Quindi quando comunque mi regalate queste cose, comunque ho cose da neonato in mano, mi emoziono sempre. Quindi sì, è per una bambola, però pensando che potrebbe essere un giorno per un bambino vero, mi ha stretto il cuore questa cosa. Poi in questa scatolina ho racchiuso tutti gli altri pensierini che mi avete fatto. Questa scatola anche me l'ha regalata una di voi, insieme appunto al regalino all'interno. Andiamo ad aprire. Allora, si presenta così. Allora, io vado random perché veramente non mi ricordo nu nulla. Troviamo questo squishy panino col portachiavi, che è morbidissimo.
è abbastanza slow rising, come il gergo, come si dice, guardate quanto è morbido. Yeah. Morbido, morbido, che bello. Guardate. Mamma mia, ci mette un sacco a tornare. Bellissimo. Poi un altro squishy con l'emoji che ride, anche questo abbastanza morbido. Morbidissimo, sì. Questo torna un po' più in fretta di quell'altro, però comunque è morbido. Mi piacciono molto di più quelli che alla fine tornano in fretta, perché altrimenti sei 3 ore con lo squishy chiuso. Quindi grazie ragazze che mi avete regalati, perché amo gli squishy. Poi, dato che doveva arrivare Halloween, il giorno del mio raduno, mi è stato regalato questo, che è una zucca che se tu la sbatti, cioè in qualche modo, guardate, si illumina. Quindi è carinissima questa cosa ed è veramente antistress, perché lo puoi tipo tirare tutto. Mi piace un sacco. Un altro squishy che era attaccato ad una letterina dolcissima, anche questo abbastanza morbido e carinissimo. Poi mi è stato regalato questo specchietto con la scritta make up e il bacetto, vedete? Poi questo qui che sembrerebbe uno smalto, ma è un evidenziatore, cioè una genialata, è fantastico. Infatti grazie tesoro, perché questo sicuramente lo userò per l'università, cioè è troppo bello ragazzi, veramente è troppo bello. Questo sarebbe fighissimo da portare a scuola e tipo la prof che ti sgrida perché non ti devi dipingere le unghie in classe e tu fai no prof, è un evidenziatore, quindi top. Poi una di voi ha fatto questo delizioso libricino kawaii dove praticamente mi ha detto che all'interno posso scrivere quello che voglio ed è troppo carino, delizioso, bravissima. Poi ho questo qui che sarebbe una creazione, mi ha detto la ragazza, che è uno slime butter slime, quindi quello là che si stende con il coltello, e me l'ha fatto. Sta qua dentro, si è un po' indurito perché sicuramente si è seccato, però comunque quando me l'ha data all'inizio era fantastico, io non sarei in grado di farlo. Poi, vabbè, qui c'è la candelina di Samuel, di quando appunto il giorno della raduna abbiamo festeggiato il suo primo anno. Tra l'altro Sofia il 30 novembre compie un anno, quindi questa è la candelina. E poi qui ho tutte le domande che mi avete fatto il giorno del raduno, perché abbiamo fatto tipo l'estrazione delle domande e ho risposto in diretta. E se volete scrivetemi giù nei commenti, se volete appunto il video dove rispondo a queste stesse domande, però in un video, quindi in modo che potrete sentire anche voi che non eravate presenti al raduno. Sono veramente tante, ma sono veramente belle domande, infatti mi hanno stupita le ragazze che me l'hanno fatta, perché wow. Poi guardate quante letterine, cioè non avete idea quante letterine mi avete mandato, cioè queste sono tutte scritte da voi e non avete idea quanto io sono contenta, cioè guardate, con il mio cuore per Alice Gray, cioè disegni, cioè guardate questo che carino, questa sono io su tipo sull'arcobaleno, cioè avete fatto delle cose stupende. E anche per questo, se volete, vi faccio un video a parte dove vi leggo queste letterine, chiaramente non dico chi le ha scritte in modo che rimane l'anonimato. Comunque, quindi, questo era il video, spero che vi sia piaciuto e mi raccomando, scrivete giù nei commenti se volete il video con le domande, ma soprattutto se volete un video con il piccolo Alex. Avete già visto il video unboxing suo? Guardate quanto è tenero. Quindi io ed Alex vi salutiamo e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!